voltiamo pagina perché incontriamo, seppur a distanza, uno dei volti più popolari della nostra televisione, ma anche una voce a noi tutti molto familiare, un attore, un regista, un doppiatore di diverse star hollywoodiane che oggi ci onora della sua compagnia. Quindi diamo il buongiorno a Fabio Mazzari. Buongiorno. Buongiorno a voi, cara, buongiorno. Fabio, come stai? Non c'è male, grazie, bene. Tu sei un artista poliedrico, ma sappiamo che eri da ragazzino anche un talentuoso calciatore, perché da giovanissimo promettevi molto bene, tanto da affrontare un provino nei Pulcini del Bologna. Hai dei rimpianti ad oggi? Sì. Come? Avrei voluto continuare con quella carriera, solo che, come succede in questi casi, i genitori, io avevo 14 anni, volevano che io continuassi a studiare e quindi ho dovuto rinunciare a quella promettente carriera e in compenso, perché la vita prende le sue rivincite, mi hanno bocciato, per cui ho perso capre e cavoli. Però vabbè, insomma, mi è rimasto il rimpianto, però l'amore per il calcio e ho continuato è un po', sempre ma con te. Minori, vabbè. Poi però ha preso il via la tua carriera nel mondo del cinema come aiuto regia. Ti sei dedicato totalmente alla recitazione, al teatro, alla televisione. Com'è nata questa passione? Guarda, in realtà era nata proprio nell'ambito del teatro. Io infatti facevo l'aiuto regista in teatro ed era quella, pensavo potesse essere il mio termine, la mia destinazione. C'è da dire che in quegli anni io vivevo, come si è intuito, a Bologna, che era appunto la città mia natale, e per chi non stava a Roma, o comunque anche stando a Roma, non è che avessi immediatamente la possibilità di entrare nel mondo audiovisivo, ma insomma, allora poi c'erano molte meno possibilità. E quindi diciamo che l'unico approccio con il mondo della recitazione, ma in questo caso diciamo dello spettacolo, era il teatro. E io quindi ho quasi ogni città, cioè ogni università aveva all'epoca un suo centro teatrale, insomma. E allora io mi accostai a questo. E poi sostituì al volo, poi taglio perché sennò la mia storia è un po' lunga, al volo, alla vigilia di un debutto, un attore che non mi ricordo se si era sentito male o era andato via, e l'unico che lo poteva fare era l'aiuto regista, perché sapeva la parte, e lo feci io, e mi dissero che ero più bravo come attore che come aiuto regista, e ho continuato. E il destino ha voluto così. Hai lavorato per tanti anni in Svizzera per la RSI in sceneggiati radiofonici e televisivi e poi anche per molti adattamenti teatrali. Altra tua grande passione, il doppiaggio. Come ti sei avvicinato a questo grande mondo del doppiaggio? Ah beh, niente, sai, io abitavo all'epoca a Milano e dopo decenni predominio giustamente di Roma nel campo del doppiaggio, il doppiaggio era arrivato anche a Milano. E allora era una fonte di lavoro, indubbiamente, per gli attori che vivono di questo. E allora molto semplicemente feci un provino per una cooperativa di doppiaggio. E qui, se posso, cerco di essere sinteticissimo perché è un episodio interessante. Quel giorno che io feci il provino, eravamo in due. Io che stavo a Milano e un ragazzo che veniva da Genova, ed eravamo io e lui in attesa di entrare in studio per fare il provino di doppiaggio, e c'era un po' di nervosismo, come ovvio. Quindi io e lui, questo ragazzo, lo scaricavamo facendo battute, scherzando. Allora poi era quasi obbligatorio parlare come Totò, eccetera. E allora io e lui facevamo questi sketch, e lui era bravissimo in queste, perché aspettammo a lungo. Finché poi entrai io, feci il mio provino e me ne uscii. Però io dovevo scappare e non feci in tempo a vedere il provino di questo, ma ero certo che avrebbero preso lui perché era infinitamente più bravo di me. E invece presero me. Stop. Io qualche anno dopo ho rivisto questo ragazzo in televisione e ho detto: vedi che avevo ragione io, era più bravo lui. Questo ragazzo era Crozza, Maurizio Crozza.
Altrettanto bravo, direi. Hai prestato la tua voce al cinema ad attori importanti come Jack Nicholson, Willem Dafoe, Burt Reynolds, solo per citarne alcuni. In televisione invece hai doppiato attori di diverse serie televisive. Quando ti sei divertito di più tra tutte queste esperienze? Scusami, non ho capito l'ultima domanda. Quando ti sei divertito di più tra tutte queste esperienze? Già. È una bella domanda, devo rifletterci. Forse. Forse William Dafoe, che faceva un personaggio meraviglioso, ma devo dire che una delle cose più divertenti è stata doppiare Jean-Claude Van Damme, ma semplicemente perché l'unico vocale che facevo era. Colpi di karate, diciamo. No, William Dafoe era un bellissimo personaggio, sì. Ad oggi che cosa ti porti dentro come insegnamento di questa grande carriera nel doppiaggio? Perdonami, io ho un audio un po' basso, mi ripeti, scusa. Cosa ti porti dentro dell'insegnamento di questa tua grande carriera nel doppiaggio? Beh, grazie per la grande carriera che non so, è lunga, quello sì. Beh, del doppiaggio io, a differenza di molti miei colleghi che lo adorano, io lo amo certamente perché è stato uno strumento di lavoro importante e poi mi ha educato la voce, perché tu il rapporto, poi credo, parlo con una professionista, quindi il rapporto col microfono sappiamo che è un training, insomma, quindi quello me l'ha. Però io il doppiaggio in sé proprio come un valore non ce l'ho. Io, ecco, posso dire però appunto l'esperienza bella che ho avuto è stata quando, non sempre purtroppo, mi è capitato di doppiare dei grandi attori qualche volta, e allora lì è bello perché tutto non devi far altro che seguirlo, perché già è perfetto quello. E allora ecco, in quello io ho imparato qualche cosa, e del doppiaggio ricordo questo, e ricordo anche la capacità. Beh, è noto che i doppiatori italiani sono i più bravi al mondo, e adesso poi oltretutto i nuovi, i giovani, sono di una bravura strepitosa, più di quanto non lo fossimo noi, credo, all'epoca mia. Ecco, la cosa che mi ha affascinato del doppiaggio, e non credo di dire una originalità, è il fatto di poter trasformare, magari, ecco, al contrario, invece un attore mediocre, con una certa tua intensità vocale in un bravo attore. Ecco, questo è una bella alchimia, è un bel sortilegio che fa il doppiaggio. Come attore invece hai preso parte alla soap opera di Canale 5 Vivere dal 1999 al 2008, dove hai interpretato il ruolo di Alfio Gheraldi, uno dei protagonisti storici della soap. Che ricordi hai di quel periodo? Beh, meraviglioso. Meraviglioso perché intanto ci fu questo, a sorpresa di tutti, a cominciare da noi e da Mediaset, ci fu questo innamoramento, e questo lo posso dire perché è documentato, un innamoramento collettivo di tutta l'Italia nei confronti di Vivere. Vivere fu all'inizio un fenomeno come l'era stato all'epoca la Sciardoppia, cioè queste cose veramente di massa. I quiz Mike Buongiorno, certi La Cittadella, certi romanzi sceneggiati che allora si chiamavano così. Quindi già questo, l'innamoramento che noi con il nostro semplice lavoro interpretando i nostri personaggi avevamo destato, già questo era bellissimo, bellissimo per il fatto in sé, voglio dire. Poi certo, a me che ho cominciato facendo quella cosa e avevo 53 anni, quindi avevo già un vissuto dietro di me che mi dava una certa così, come dirti, lucidità e serenità, però essere da un giorno all'altro fermato per strada mi sorprendeva. Ma non è tanto questo, è il fatto che si creò, eravamo una ventina di protagonisti e la competitività che è normale, si sa che c'è fra gli attori, ecco, in questo caso non c'era, eravamo, non dico affratellati, ma non c'era... uno spirito di squadra. E poi adesso so che si parla molto di questo bacio di Beatrice Luzzi al Grande Fratello, ed è stata la Beatrice, infatti io le ho mandato un video augurale,
è stata la prima collega che ho incontrato entrando negli studi, è stata lei, e quindi sentivo che portava fortuna questa ragazza, infatti così è stato. E poi, ecco, l'idea, potrei parlarti a lungo, ma l'idea di essere entrati nelle case, cioè, sì, questo sembra uno slogan, cioè di essere diventati intimi degli italiani. Ci scriveva, allora c'era il cartaceo, le lettere, scrivevano le lettere ancora dicendo: voi siete come nella famiglia nostra, ognuno di voi è tu, Alfio, Bonelli, Gugliar, tutti, tutti. Eravamo diventati Come vivi entrati nelle quindi famiglie come questo famiglia. rapporto con il pubblico dopo questa forte popolarità che hai avuto? Beh, io ancora devo dire, e mi sorprende perché piacevolmente sia chiaro, sono passati 25 anni, capisci? Io sono anche cambiato, come è ovvio che sia, anche visto che non mi faccio botuli, ecco. Ma a parte questo, ecco, vedo che ancora c'è, cioè, la gente. Ah, sì, poi fa un po' fatica, magari mi confondono con 100 vetrine, questo già un po' mi scoccio, ma no, ma no, scherzo. E mi dicono: ah, Alfio, voglio dire, è rimasto nell'immaginario, nel cuore delle persone, questo personaggio. Quindi devo dire, un po' ancora c'è questo cordone ombelicale. Peraltro, io da quando è finito vivere ho ripreso a fare teatro, a fare anche degli stage come insegnante di recitazione, eccetera. Però ecco, l'esperienza, che sono due mondi diversi, però Certo. l'esperienza di stare davanti a una telecamera, una macchina da presa, sapendo che dall'altra parte ci sono un milione di persone e non 10 o 100 o 200 come in teatro, ecco, quello mi ha molto aiutato. Quindi, nel senso che dentro di me c'era un rapporto con un grande pubblico, e quello mi è rimasto dentro, cioè l'idea di comunicare al meglio con tante persone. Fabio, So poi a se. Milano, tra l'altro, tu hai fondato un locale di musica jazz che poi è diventato anche un laboratorio teatrale. Cosa ha rappresentato questa scommessa per te? Una scommessa bella e anche vincente, devo dire, perché pian pianino mi è costato un occhio della testa, perché era autoprodotto, autofinanziato. Era un'ex officina in piena Chinatown, che oggi è totalmente Chinatown a Milano, allora era al confine, diciamo, di Chinatown. Però era un posto in un antico palazzo milanese, era un'ex officina questo locale, che si era liberato mia moglie, che aveva un'attività di fashion, di moda, un negozio a cazzo, ma l'aveva preso lei come laboratorio e disse: me lo dai per farci una sala teatrale? E così è stato. Ecco, devo dire, quello che adesso sto cercando di riprodurre, cioè mi hanno invitato gli amici del piccolo teatro di Battipaglia, dove io appunto adesso sto lavorando e replicherò sabato un monologo su Kafka, da Kafka. Bene, in quello spazio che sto ritrovando qui, non c'era, non essendo un palcoscenico, non c'era confine fra l'attore e lo spettatore, c'era quasi un'intimità, c'era quasi una sovrapposizione dei due ruoli, che era molto bella, cioè lo spettatore era, che ti devo dire, massimo a 2 metri dall'attore, il che era all'inizio un po' traumatico per l'attore, perché si trovava il Certo. pubblico lì, ma dopo lo diventava per lo spettatore, che era un po' intimidito, e pian pianino diventava quasi uno spettacolo condiviso, insomma. E molti ragazzi, mi ricordo che mi dicevano: sai, noi andiamo a teatro, all'italiana, classico, quando ci andiamo, e ci rompiamo le scatole. Veniamo qui e ci emozioniamo, ma non perché io facessi chissà che cosa, perché c'era questo rapporto, capisci? E si tornava un po', come dire, alle origini del teatro, che era una specie di rito tribale, come dire. Insomma, era bello, ecco, questo mi è molto piaciuto. Nella tua Ah, poi lunga c'è, carriera hai sopra la scatola. sicuramente tanto teatro, e tanto essere, quindi tanto teatro come attore e tanto teatro come regista, ma c'è qualche sogno nel cassetto che ci vuoi rilevare? Sì. Beh, mi sarebbe molto piaciuto, perché
Sarebbe stato un omaggio a mio papà che era molto amante del cinema e mi ha trasmesso lui la passione per questo mondo, diciamo per la dimensione dello spettacolo. Invece la mamma era una maestra elementare ed era istrionica lei, quindi mi hanno trasmesso queste due cose. Mi sarebbe piaciuto molto, mi piacerebbe, ma ormai debuttare quasi a 80 anni. Mi piacerebbe fare una regia cinematografica, quello E sì. noi veramente te lo auguriamo e ti ringraziamo ancora per essere stato con noi a Mattina Live, grazie a Grazie Fabio a voi. Mazzari. E Grazie. noi E ci vediamo complimenti tra per questo. pochissimo dopo la pubblicità. Scusa.